Allora, adesso è una cosa un po' strana perché io parlo al microfono, ma così, il microfono è per quelli che stanno su, perché abbiamo un liceo, una classe del liceo Nomentano che salutiamo, che stanno su e che ci seguono dall'alto. Allora, innanzitutto benvenuti. Prego, io sono Chiara Bolognini e sarò la facilitatrice del nostro lavoro di oggi, di questo World Café dedicato al tema dei prodotti ittici. Dovremo scoprire se scompariranno o no dai nostri tavoli, ma vedremo poi come. Prima di entrare nell'argomento propongo di fare un giro dei tavoli dove ognuno di voi, visto che vogliamo accogliervi con tutti gli onori, si presenta dicendo nome, cognome e ente di appartenenza. Partiamo dal nostro giovane. Come si chiama? Vengo da Liceo Nomentano. Grazie, prego. Anche Leone Zoletti, Liceo Nomentano. Bene. Palmira Centaro, Liceo Nomentano. Quindi lei è l'insegnante. Docente, sì. Docente. Sì. Poi questo tavolo. La Via Vinda, Consorzio Mediterraneo. Benvenuti. Prego. Cristiano Rovido, Ministero del Trasporto. Ok. Poi. Antonio Michigero, DJ Alà, Laboratorio di Automobili. Okay. La riccia è un'ima di ricerca studentesca e cultura. Perfetto. Sono Giovanna Zappa, Enea, Dipartimento Sostenibilità. Adesso Azzurro, Ispra, Dipartimento Sostenibile delle Risorse. Perfetto. Poi in questo tavolo. Carla Andrea, Enea, anche io Dipartimento. La Fanelli ed è anche io di Partito Sostenibile. Ah, allora. Cristina Sanna, Ispra. Ok. Voi abbiamo tutto. Allora, che cosa faremo oggi e perché siete qua oggi? Allora, la prima cosa che facciamo, innanzitutto benvenuti, sarà un'introduzione a cura della dottoressa Cecilia Silvestri di Ispra, che vi introdurrà al progetto. Ognuno di queste tre giornate hai 3-4 minuti. Un ente che introduce. Se vuoi ti dico quando manca un minuto. Oggi abbiamo Ispra, che è l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, e domani avremo il CNR. Quindi lascio prima di tutto la parola a Cecilia e poi lavoriamo. Allora, buon pomeriggio a tutti. Prima di iniziare questa giornata, che sarà una giornata un po' movimentata per voi, perché scoprirete che dovrete partecipare attivamente, vi presento il progetto per cui noi vi abbiamo chiamato a stare con noi. Questo è un progetto finanziato dall'Unione Europea e fa parte dell'H2020, Horizon 2020. Il nome del progetto è Marina e il progetto ha come base, come fondamenta, la creazione di una piattaforma di condivisione per la condivisione della conoscenza proprio del mare in ambito scientifico, affinché la comunità di ricerca sia più responsabile e innovativa. Che cos'è questo concetto di innovazione e di ricerca responsabile? È questa sigla che forse qualcuno di voi avrà in qualche modo sentito, RRI, forse i ricercatori qualcuno meno, ormai un must che la Commissione Europea, l'Unione Europea vuole che ci sia in tutti i progetti di ricerca e nella comunità scientifica dove ci sia responsabilità. È un concetto che nasce molto anticamente da Einstein, quando c'è stato il problema della bomba atomica. Il concetto è che ognuno di noi deve essere responsabile a livello di ricerca e di innovazione, e bisogna ed è necessario che ci sia il coinvolgimento di tutti gli operatori del settore e della comunità civile. Il progetto vede diversi partner con diversi paesi, e quello che noi faremo oggi con voi lo faranno e lo stanno facendo anche gli altri partner del progetto. Abbiamo la Grecia, abbiamo la Francia, abbiamo Cipro, abbiamo la Spagna, tantissimi partner e paesi, in maniera tale che ci sia proprio un'intera condivisione, non solo a livello nazionale, ma poi vi spiegherò perché, anche a livello europeo.
Il progetto Marina, come vi dicevo, nasce proprio da questa base. Noi dobbiamo assolutamente rispettare questi principi, che sono i principi di base della ricerca dell'innovazione responsabile, dove l'innovazione deve rispondere a delle necessità che vengano dal basso, quindi non necessariamente il concetto dall'alto verso il basso, ma sono gli stakeholder che portano avanti la responsabilità. E bisogna tenere presente tutti i valori. Il processo di ricerca deve essere trasparente, quindi ci vuole trasparenza, ci vuole il concetto di open source, cioè tutto deve essere disponibile per tutti gli utenti. I risultati della ricerca devono necessariamente favorire la sostenibilità ambientale, nel nostro caso. Ci deve essere il concetto di etica, questo appunto nasce dal concetto che vi dicevo da Einstein con la bomba atomica. È importante che le innovazioni e la ricerca scientifica abbia l'eticità all'interno dei risultati. E è importantissimo che ci sia il sistema educativo, cioè bisogna assolutamente che tutte le nuove generazioni, e siamo contentissimi che ci sia una scuola che ci sta seguendo in questi giorni, perché sono i nostri futuri ricercatori e sono quelli che devono quindi in qualche modo assorbire al meglio i concetti scientifici dalla loro base, dalla loro semplicità. E ovviamente la cosa fondamentale, che è questo che voi oggi sarete portati anche ad aiutarci a fare, è che la ricerca responsabile e le esigenze che partono dal basso arrivino ai decisori politici. Il progetto si basa su alcune azioni fondamentali, una di queste è quella del MML, che avete visto nella brochurina, nel flyer, che sarebbe il Mobilization Mutual Learning Workshop. Proprio perché ci deve essere un mutuo scambio tra di voi per arrivare a trovare delle soluzioni comuni. Questi ci porteranno a produrre delle linee guida, delle best practice, e ci saranno poi quello che vedrete oggi alla fine della giornata. Fondamentale di questo progetto è la creazione di una piattaforma che ci permetterà di scambiare i risultati che avremo oggi, i risultati che hanno tutti gli altri paesi con gli altri seminari, i risultati di vari progetti europei, e ci sarà una condivisione generale tra tutti. Il coinvolgimento, come vi ho detto, di voi, di cittadini, ricercatori, policy maker, è fondamentale perché il progetto possa andare avanti. E questo schemino che rivedremo alla fine del pomeriggio, perché possiate capire bene e la vostra importanza, perché è importantissimo avervi qua. Lo vedete questo pannellino azzurro? Allora, questi meeting di base, tipo quello che faremo oggi, sono 24 meeting che vengono fatti, come vi ho detto, nei vari paesi. I risultati di questi meeting verranno poi in qualche modo elaborati nell'ottica dell'RRI, quindi in qualche modo voi sarete fondamentali per darci dei feedback, per darci degli insegnamenti, che noi poi riporteremo in quattro MML meeting fatti in una stessa maniera a livello internazionale, dove coinvolgeremo quindi anche gli attori internazionali. Questo ci servirà perché poi noi dovremo, nel pallino giallo, portare tutta una serie di risultati, di piani di azione che vengono dagli stakeholder a livello di policy maker, perché come vi dicevo è fondamentale che la ricerca arrivi a livello dei politici. Quindi i vostri risultati, i risultati di questi MML, servono per dare delle indicazioni anche ai policy maker. Questo ciclo che noi facciamo quest'anno lo faremo anche il prossimo anno, perché questo progetto finisce nel 2019. Lo stesso ciclo che verrà fatto il prossimo anno si concluderà col pallino verde in alto, che è una conferenza a livello politico a Bruxelles, dove inviteremo le DG Environment, tutti gli attori della Commissione Europea, il Parlamento, per cercare di portare poi a chiudere il cerchio e portare tutte le raccomandazioni, tutte le best practice, quello che abbiamo imparato da voi e dalla comunità scientifica e politica per un vero e proprio piano d'azione a livello di Unione Europea. E quindi a questo punto poi vedremo oggi, e voi se volete avere qualche informazione in più sul progetto, cioè www.marinaproject.eu,
E vi dovrete quindi poi iscrivere a questa piattaforma, che oggi vi spiegheremo che cos'è l'importanza di questa piattaforma per condividere tutti insieme le idee. E poi niente, basta, oggi adesso Chiara, la nostra Chiara, ci dirà come lavorare tutti insieme e ci divertiremo. Ok, riuscite a farmi andare nel slide da là? Io sì. Riesco a muovermi e... Benvenuto. Allora, innanzitutto volevo salutare lei, che è venuta anche ieri, abbiamo fatto il solito giro, quindi se ci vuoi dire il nome... Gabriella Villani, WWF Litorale Laziale. Perfetto, quindi a Gabriella un premio fedeltà, perché domani raggiunge il numero 3. No, no, domani non credo. Ah, vabbè. Comunque, grazie di essere tornata. Allora, adesso, di... Devo parlare lì? Anche qui posso parlare? Parlare, non parlare. Fate la 1, la 2, la 3, buongiorno. In questa fase qui. Io mi devo venire lì. Per via di giallo, sopra. No. Vado in quello giallo? No, non tu. Io sono qui. Sì, ora sì. Ora posso parlare qui senza microfono in mano? Non ho mai viste tante telecamere come. Mi sembra di essere alla sì, cioè neanche. Ok. Posso così? Bene. Se tu potessi dietro sarebbe. Ah, vengo lì, allora niente da fare, non mi posso muovere, mi ingabbiano, non c'è niente da fare. Niente, vabbè, questa fase. Punto. Mi muovo tranquillamente, non preoccupare. Allora. Bene. Poi vedo lei con la cosa, mi sembra sempre una persona con la mano alzata, quindi ogni volta mi viene a dire, dica, invece no, non fa nulla. Allora, vediamo che cosa facciamo oggi. Oggi parliamo di un argomento particolare, che sono i prodotti ittici italiani. E ci chiediamo se scompariranno dai nostri piatti. La metodologia che applicheremo sarà un po' dinamica, un po' interattiva, quindi se scherzeremo, faremo battute, cioè parteciperete in maniera attiva. E andiamo con la prima slide, perché siete qui oggi. Aspetta, adesso si incanta. Si è incantato. Si incanta perché c'è... Posso? Sì. Non ce lo so. È un effetto speciale. Comunque... Se non lo facciamo non siamo felici. C'è questa cosa. Lo Skype mi dà fastidio, però lo Skype serve. Lo Skype serve però dà fastidio, ma se ci andiamo su da qui? Vai, da qua. Oh, perché sei qui? Allora io darò a tutti del tu, così andiamo un po' più fluidi, se non ci sono problemi. E voi siete qua, innanzitutto vi ringraziamo perché rappresentate degli enti, delle istituzioni, ma siete prima di tutto dei cittadini. E oggi avete fatto una scelta responsabile decidendo di venire qui e di lavorare per dare una mano e contribuire a questo progetto. Che riguarda proprio, come diceva prima Cecilia, la ricerca e l'innovazione responsabili. Cosa faremo insieme? Voi siete già seduti al tavolo, arriveranno i caffè, i pasticcini e sarà un'occasione di confronto e di dialogo. In pratica noi vi faremo lavorare, voi vedete questi fogli grandi davanti a voi, poi vi spieghiamo bene che cosa dovrete fare. Abbiamo un tema particolare, specifico, che è la filiera e la tracciabilità dei prodotti ittici italiani. Quindi il pesce che arriva sul nostro tavolo, come viene lavorato, da dove viene, vediamo come si muove tutta la filiera. I ricercatori, qui lo staff del progetto gireranno, saranno presenti, comunque sono qui, io stessa passeggerò tra i tavoli, se qualcuno avesse bisogno di qualche chiarimento siamo a vostra disposizione. Sembra di essere sull'aereo, allora le cinture. Dove finiranno i risultati? Questo è molto importante. I risultati che raccoglieremo oggi, e vedremo poi quali saranno, saranno raccolti dai ricercatori e finiranno in una mappa operativa. Quindi dall'idea che qui sarà presentata, poi vedremo, sceglieremo tre best, diciamo le tre idee più votate, vedremo poi come, diventeranno delle azioni che saranno inserite in una mappa operativa. Saranno poi condivise con decisori politici e ricercatori a livello internazionale, inseriti nella piattaforma che prima vi illustrava Cecilia, che poi ancora più nel dettaglio vi illustrerà Leonardo,
e poi illustrati e commentati a una conferenza che si terrà a Bruxelles nel 2019, dove probabilmente ci sarà anche un rappresentante o due dei cittadini, quindi qualcuno di voi che parli fluidamente inglese potrà partecipare, giusto, e portare il proprio contributo. Il tema di oggi sono i prodotti ittici italiani. Quindi voi sapete, il commercio globale rende difficile oggi individuare l'origine del pesce di molti prodotti ittici. La legislazione europea impone regole specifiche per la tutela del consumatore e quindi garantisce delle informazioni dettagliate sulle aree di pesca, sull'acquacultura, la tracciabilità, l'etichettatura. Vi risparmio di leggere tutti i numeri dei regolamenti, di cui voi saprete molto più di me, molti di voi. Le aziende alimentari riconoscono che la trasparenza commerciale e la tracciabilità sono fondamentali per valorizzare il marchio, mitigare il rischio e per garantire quindi la sicurezza alimentare e aumentare la fiducia di noi tutti che mangiamo il pesce. Per orientarvi nel lavoro, allora, voi siete seduti al tavolo, faremo un brainstorming, cioè ogni tavolo il tempo avrà 15 minuti per lavorare. Lavorare rispondendo ad una domanda, che è questa: quali azioni sono necessarie per valorizzare i prodotti ittici nazionali e tutelare i consumatori e la loro salute? Cosa potresti fare tu? E con tu intendiamo tu come nel ruolo che voi ricoprite, ma tu anche come cittadino. Ora, ci sono dei principi chiave di cui tener presente, che vi possono un po' orientare nel dare le risposte, nel tirare fuori le idee. E sono i principi fondamentali, appunto, della RRI, ovvero della ricerca e della ricerca innovazione responsabile. Il primo è la partecipazione attiva e informata dei cittadini, quello che voi oggi fate in carne e ossa. Coinvolgimento paritario di entrambi i generi, infatti vedrete ai tavoli ci sono uomini e donne quasi in numero pari. L'educazione scientifica, e qui mi rivolgo agli studenti che ci seguono da sopra, quindi cerchiamo di rendere appetibile l'educazione scientifica. Il comportamento responsabile degli scienziati e degli innovatori, che quindi faranno ricerca anche seguendo gli input del mondo civile, quindi anche l'input delle aziende, l'input dei cittadini, ma sempre con un'attenzione al concetto di responsabilità, quindi di etica. Accesso libero e semplice alla conoscenza scientifica e all'innovazione tecnologica, che è quello che il progetto Marina fa anche attraverso questa piattaforma, dove poi vedrete, voi proprio potrete entrare, registrarvi, interagire, qualsiasi cittadino. E poi scienza e innovazione a supporto della decisione politica, cioè come la scienza e l'innovazione possono in qualche modo contribuire a migliorare le scelte di chi ci governa. Questa domanda noi la lasceremo fissa qui, in modo che vi possa sempre orientare. Abbiamo dato un esempio, ad esempio un esempio concreto di una buona pratica è ad Ancona, questa tutela, diciamo, questo musciolo selvatico di Porto Novo, che ha un buonissimo mitile, vedo che qualcuno annuisce, quindi sicuramente l'ha assaggiato, che è stato ovviamente addirittura dagli anni 50, 60, insomma era un prodotto, per farla breve, tipico di questa zona, e recentemente i pescatori del Conero hanno ottenuto la certificazione DOP per il musciolo di Porto Novo, regolamentando il prelievo, controllando la filiera di produzione, valorizzando il prodotto, che è diventato anche un presidio slow food. Quindi questo è un esempio di come un prodotto che prima si pescava un po' così alla buona è diventato un prodotto tipico e certificato. Alcune indicazioni pratiche per lavorare. Allora, questo è brainstorming, quindi esprimetevi liberamente. Allora, come vi ho detto, un foglio in ogni tavolo, avete dei pennarelli, questo pennarello ognuno potrà tirare fuori la sua idea. Quello che vi suggeriamo è che all'interno di ogni tavolo ci sia una persona che raccoglie le idee e le scrive su questi fogli. Vi chiediamo di scrivere le idee in maniera molto chiara e stampatello, e magari anche, che ne so, fare prima una colonna, poi un'altra e un'altra, perché noi poi queste idee le prenderemo, le appenderemo e a un certo punto vi chiederemo di votarle. Ma un attimo, lavorerete 15 minuti, poi Marco, che è lui,
passerà con un bussolotto, perché vi faremo ruotare, quindi dopo i 15 minuti estrarrete il numero del tavolo, la lettera del tavolo ABC dove vi dovrete spostare e vi sposterete. Vi sposterete per 3 volte, faremo 3 giri in modo da favorire, diciamo così, l'incontro di diverse persone. Rimarrà una persona al tavolo che non estrarrà nessun biglietto, ma avrà il compito di illustrare ai nuovi venuti quello che quelli di prima hanno più o meno raggiunto. Dopodiché tutti questi fogli, finiti 3 giri di 15 minuti, saranno presi, saranno attaccati lì in modo che siano visibili a tutti e avrete dei fantastici bollini. Con questi bollini avrete 10 minuti per votare le idee, le proposte che vi piacciono di più, che trovate più insomma utili. Poi di queste idee che voi voterete, noi ne selezioneremo 5, ma 3 saranno quelle chiave che noi condivideremo con voi, le vedremo tutti, le leggeremo, e queste, dopo viste queste 3 idee, vi chiederemo di nuovo di fare qualcosa. Cioè, abbiamo scelto queste tre idee, avete scelto votando, come possiamo tradurle in azioni concrete? Quindi vi risiederete al tavolo e per ciascuna di queste idee ci darete 3 azioni che noi possiamo inserire in un report che i ricercatori stileranno. Quello che è importante sottolineare però è che non solo queste idee di cui ho parlato confluiranno nel report e saranno portate in Europa, ma tutte le idee che voi oggi tirerete fuori saranno esaminate, rielaborate da parte dei ricercatori, quindi confluiranno nei report e non solo, saranno inserite nella piattaforma del progetto, il progetto Marina, e potranno da voi essere continuamente implementate, aumentate attraverso questa piattaforma. Quindi voi potrete entrare, potete trovare le idee, potrete ampliarle, mi è venuto in mente anche questo, potrete, quindi è un continuo lavoro che faremo sempre insieme. Mi sembra di aver detto tutto, importante questo, quello che vi chiedo è di essere concreti, cioè le idee che vengono fuori, vi chiediamo che siano già orientate in qualche modo a un'azione. I concetti generali, astratti, non ci aiutano, mentre proprio delle azioni proprio concrete, quindi dei suggerimenti di azioni da compiere. Detto questo, vi auguro buon lavoro. Se ci sono domande, io le... Un'aggiunta, se puoi dire anche sopra, che ci mandino nei tempi giusti. Ok. Quelli là sopra, invece di dormire e mangiare i pasticcini, i nostri giovani virgulti possono contribuire mandando le loro idee via Skype, saranno raccolte da Chiara e Noemi, che sono al tavolo C, che è il tavolo giallo. Poi, mi sembra di aver detto tutto, se ci sono domande parlate ora o tacete per sempre, prego. Io non leggo niente. Sì. Allora, se questa cosa qui del bus lo scrivo un po' più grande da qualche parte, sì, adesso la riscriviamo. È molto piccolina e siamo sì. E abbiamo sì, un attimo, sì, si può sicuramente forse ingrandire, credo, magari la copiamo e la incolliamo su un foglio e la spariamo grande. Bene, lo faremo. Scusa, diamo per scontato che noi sappiamo che i prodotti sono ittici nazionali, cioè che quello che viene scritto sul banco del mercato, che, cioè senza no, il lavoro no, a monte, no, ah, ok. No, questo? Lo discutono al tavolo. Certo. Sì. Io vorrei sapere come mai rispetto a ieri abbiamo introdotto l'ultimo passaggio dei progetti. Perché è stato un suggerimento che è venuto ovviamente all'interno del nostro staff e è un'evoluzione che ovviamente si lavora, c'è stato anche... Esatto, perché ieri ci siamo accorti che abbiamo raccolto le idee. Però poi sembrava sì, che bello, bravi bravi, yuppi yuppi, e ci mancava far vedere che poi queste idee diventano azioni concrete. I tempi sono stati calcolati. Tant'è vero che voi avete 15 minuti primo giro, 15 minuti secondo giro, 10 minuti terzo giro, dopodiché votano. No, dopodiché ognuno di voi del tavolo presenta le idee, dopodiché si appendono, si vota e dopodiché
si, dai voti emersi si traggono le idee e si, comunque non vi preoccupate perché è tutto fluido. Tranquillizzarmi in questo, perché ieri forse c'è stato un po', non ti pensavano, oddio la mia idea se non è fatta bene è meglio Roma. No, nel senso che non è che vai in Europa l'idea, questo lavoro serve proprio perché all'interno della, della piattaforma si condivideranno, si cresceranno e si struttureranno queste vostre idee e raccomandazioni, non è che l'idea prende e va direttamente a Bruxelles. Beh, ovviamente bisogna anche essere un po' che capiva questo, no? Cioè elastici, nel senso che siccome siamo nell'ambito di un progetto europeo di ricerca, è ovvio che ci sono dei ricercatori che rielaboreranno in un linguaggio opportuno quello che voi oggi direte. Cioè, mi sembra claro che sì. Però detto questo, buon lavoro! Adesso allora avremo, allora vi presento. Allora, abbiamo Francesca che terrà il tempo. Basta che non inquadrano con i ragazzi sopra il microfono. Se no glielo strappiamo. Voglio una domanda o voglio dei principi? Perché... tutti e due. Va bene. Tutti e due vogliono. Allora lasciamo quella slide, lasciamo la slide quella mia, poi chi non ci vede... Puoi stamparla la slide, ne stampi 4-5 copie e le mettiamo sul tavolo. Adesso ve le stampiamo. Bene. Ve la stiamo stampando in tempo reale. Allora, volevo dire una cosa, allora Francesca sarà il tempo, quindi lei... gestire i vostri tempi, saremo un po' rigidi, ma più siamo rigidi meglio si lavora. Allora, intanto la domanda è che vogliamo lo schermo. Allora, le domande sono, se vogliamo le mandiamo. Però per esempio al terzo piano sta sotto grifo la stampa. Allora, quando mancano 5 minuti vi darò un altro segnale, quindi sapete sono le 5 minuti per finire. Vabbè, Thank you.
Grazie.
poi che vada anche dal passato. Vogliamo dargli subito, ci sta un altro discorso da fare sempre. Quando ci sono periodi in cui però non riesce a capire più l'informazione è legata alla funzionalità. L'informazione è legata alla mancano 5 minuti. Era cosa capo di questo, ma questo è un po' di
adesso si va a quindi anche la sensibilizzazione e il coinvolgimento degli operatori che devono, mettere in evidenza la tracciabilità anche nel settore Grazie.
cambio pennarello. Avete già iniziato il nuovo lavoro? Sì. L'altro è il cibolo rosso. Ecco, poi adesso arriva il foglio nuovo e c'è il pennarello con un altro colore. Bisogna scrivere, cioè... devi ricapitolare quelli nuovi che cosa è stato fatto e poi un nuovo contributo. Quindi però ci dovrebbe essere
Allora, lui diceva che tutto quello che fa la mischia, non diceva individuare un nemico preposto alla frontiera, magari anche sensibilizzare, diciamo, le persone. Sia dei consumatori sia dei venditori. I venditori hanno la legge, ma tutta la cosa che per cui io lo adesso non mi piace, ma non abbiamo dato una mazione, non mi per cui si tende a comprare. Il problema è che forse bisogna fare aumentare, l'innovazione anche sulla stagionalità. Secondo me prima di fare priorità al consumatore, per spiegare che vuol dire che se c'è scritto 36, la prima cosa, senza fare attenzione del consumatore, ma sull'etichetta. Cioè, capito? Spiegare già l'etichetta che c'è, la legge, nel senso che il consumatore stesso, se non paga per etichetta, potrebbe chiamare il numero verde, che viene tutto alla parte unica. Se lo fa una volta non spese, ogni volta che l'ha dato il pesce, non è un'etichetta giusta, non posso essere solo io che sono ricerca vince. Ci vorrebbe qualcosa, tu sei 37, 01 va benissimo, c'è il pesce pezzo e tutto così, va benissimo, proprio lo sapete. Sensibilizzare i clienti, ma per noi non avete. Allora, è un problema, cioè se si riesce a sensibilizzare, si può fare più o meno, un numero verde, ci vuole sempre un organismo. Sì, no, però... Però è sicuramente un meccanismo di controllo, no? Tipo un numero verde al quale il consumatore può chiamare, no? Il numero verde, il consumatore chiama il numero verde e a quel punto diciamo siamo noi stessi come consumatori che facciamo da controllo. Però su questa cosa che si chiamano non solo quella delle campagne, che si chiamano più avanti. Sì, che fanno ancora, ci vuole molto pubblicità sorpresa. Cioè delle grosse cose che ti dicono. Ma non basta, infatti noi abbiamo. Non basta perché l'educazione alimentare nelle scuole. Sì, l'educazione alimentare nelle scuole, anche lì va fatto a tutti i livelli scolastici. Sì, se uno ne parla ad elementari che parlano già di livello e poi non ne parla più fino a quando già quindi lo riprendo il concetto dell'educazione alimentare. Ma nelle scuole una volta c'era l'educazione civica, no? Nel senso che ti insegniamo a differenti livelli, allo stesso livello, certo, con linguaggi diversi, perché sennò si fa, metti il progetto bellissimo, mia figlia ha fatto un bellissimo corso con me in secondo elementare sull'occhio, poi non ha mai fatto niente sulla storia della lingua, adesso che c'ha 20 anni l'altro lo sa, deve sbagliare lo so io, gli ho detto io, non perché ha fatto tutto. Allora queste cose e dei compiti con i pescatori. Allora, incontro di pescatore, allora, il pescatore è vero, ragazzi. Inverno, quando fanno il fuoco pesca, il pescatore della scuola. Allora, ci sono delle associazioni. Il pescatore della scuola, mi piace. Incontri con le associazioni di categoria. E trovo un sacco di pesce che non è italiano, questo anche da, sia un po' dalla anche però non sempre è locale. Io darei più una valorizzazione delle aziende, cioè un'informazione oltre a picchiarli perché non fanno le cose bene, cioè anche valorizzare anche perché comunque della certificazione locale. No, non tutti, ma non tutti. Certificazione no, ma molto particolare che passa attraverso una cosa europea che ci vuole tanti anni. La certificazione è una spiga la più competenza, no? La valorizzazione del prodotto interno, se non
che non governa, esatto. Magari anche aumentando l'età, magari dando misure un po' più lezionistiche. Allora, il problema, scusa, è un altro, il problema è che noi abbiamo qui abbiamo il problema è che noi non abbiamo abbastanza, la pesca non si aumenta la quantità, noi abbiamo una bilancia negativa, nel senso che importiamo, non è che tu c'hai il prodotto importato perché non c'è, però c'è il prodotto importato perché non c'è abbastanza prodotto italiano, semplicemente c'è abbastanza prodotto italiano, è quello importato. Esatto, non lo posso fare. Perché tu hai dei cibi di qualità? No, non è una cosa. Certo, non è vero, perché tu benissimo dire, io voglio pesce, se il pesce viene portato in Italia deve avere certe caratteristiche. Non ha un controllo così che il pesce che viene dalla Spagna, visto la loro possibilità al momento in cui arriva, perché si perde dentro le aziende italiane e lei si perde questa penso di sì, perché io c'è una strega. Ma hai sentito se sente? Sì. Si sente? Sì, ma senti. Però si sente, sì, se sì, tu hai sentito il segnale. Sì, ho visto. No, non è la vista, hai sentito l'audio. C'è una tale Cesara che in questo modo molto in viaggio. Dall'Africa, perché i pesci perdono dall'Africa non aumentano il prodotto italiano. Così fanno la campagna promozionale. Quali sono le caratteristiche? Molto meglio di qualsiasi. Ad esempio, in Italia, molto questo è il signore. Ma c'è tanta cacciata. Poi io faccio questo. Io non posso dire razionale, non è molto più detto che Pescatore di vedere la qualità, però alla fine è rimasta la qualità
Si accorgono del tempo.
top. No, no, perché voglio fare due. Ampliamento e certificazione DOC. DOC è una certificazione europea, è molto complicata. C'è un riferimento anche che potevano mettere in atto di qualità, che potrebbero essere in marchio di qualità. Ovviamente questa è una certificazione con delle regole europee. La domanda è poi se entri in certe regole di essere un marchio di qualità, tu puoi anche decidere che io te vendiamo pesci, facciamo un marchio di qualità. Diciamo che i nostri pesci li dà una volta a settimana, una bottiglia di champagne. Facciamo un marchio di qualità e vendiamo. Tutto questo deve essere fatto, deve essere supportato una grossa informazione, perché a partire dalle etichette, che nessuno sa cosa sono, eccetera, eccetera, bisogna informare. Informare da partire sia al banco del pesce che anche a livello di ristorazione, perché c'è questa situazione, non c'è niente. No, ma sì, lo so. Poi l'educazione delle scuole, abbiamo detto, però a differenti livelli, cioè è importante che questo progetto vada avanti dai piccoli, con il linguaggio da bambini fino, perché se no se si fa solo sport poi è una cosa che non finale, poi il solito problema della scuola, se la scuola non porta avanti un progetto a lungo termine, poi ci sono alcuni ragazzi che hanno la famiglia che li aiuta, che gli dice un certo discorso, ma invece poi gli altri si prendono per strada che ha fatto un progetto in seconda elementare. C'è anche questa informazione di continuità in questa attività di relazione. Possiamo scrivere qui? Continuità didattica. Sì, vabbè, questo chiaramente è questo qui. Cercare di indovinare la risposta è quando c'erano qualcuno lì che è un grande, ma facciamo una presentazione dove? Organizziamo, ma tu cosa fai? No, ma lui non viene più, ma 5 minuti, ah, non abbiamo finito, non ho visto venire così, dove sono, ho saputo chi sono. Allora, mi ricordo, ora hanno l'esposizione, 3 minuti per tavola. 3 minuti per tavola, ok. Però adesso loro hanno un altro giro, giusto? Di 10 minuti. E l'ultimo questo? Ah, finito questo, 3 minuti. Perfetto. E dopodiché votano. Perfetto.
per noi è sarebbe importante perché la presentazione insieme io dico opuscoli, però tutto questo con non è che diamo un opuscolo basta, il visto non ci fa niente, puoi fare ma esempio per avere un progetto, cioè si può diventare un gioco di gioco per la linea elementare, un gioco di uno trasformato con la pesca, cioè delle cose si possono fare sul suo sito, insomma, sapere la cosa che rimane sempre. Però per esempio se la voglia di fare supermercato di ansia, se vuoi indicare un gioco, no, beh, però Thank you.
No, questa è sì, sì, seduto, meglio sì, sei la domanda è quali azioni sono necessarie per valorizzare i prodotti ittici e tutelare i consumatori e la loro salute. Cosa fa questo paese? Ecco, quali azioni per valorizzare i prodotti ittici nazionali? Allora, su questo punto abbiamo in tre tavoli hanno pensato di suggerire l'approfondimento degli aspetti doganali aumentando la tassazione dei paesi extraeuropei, approfondire le azioni tra qualità e provenienza dei processi di produzione e la filiera, promuovere le azioni pratiche per la sovranità e bontà del nostro pescato a livello internazionale, maggiore attenzione all'uso dei farmaci in acqua coltiva. E inoltre si è aggiunto alla fine anche sistemi di compensazione, cioè fermi biologici più lunghi. Il secondo punto, quindi la seconda, diciamo, la domanda, il secondo aspetto della domanda, tutelare i consumatori e la loro salute. Allora, a guardare l'ambiente marino in cui cresce il pesce, aumentare le risorse economiche e umane a fine dell'aumento dei controlli, quindi la guardia costiera, un sostegno a chi fa il personale di mestiere, integrazione della rete di controllo e connessioni dati, quindi per integrare anche gli altri attori nel controllo. Sensibilizzare attraverso la comunicazione l'importanza della salubrità del pescato, quindi fare delle campagne di promozione, perché tante volte ci si trova a fare dei controlli, l'abusivo che sta vendendo trova anche il favore della popolazione che dice poverino lo sta rubando, che male c'è, tutto sommato, se sono i carnefici che lo state controllando. Recupero del pesce di scarto, perché tante volte si usa soltanto il pesce quello buono e il resto del pescato va buttato, e soprattutto una cosa importantissima, l'educazione dei giovani. Poi l'ultimo punto è cosa fare sì. Allora, i punti che abbiamo, le risposte che abbiamo dato a questo punto, informarsi sulle norme, i concetti in generale riguardo gli aspetti sanitari, la tracciabilità e gli aspetti fiscali. Segnalare all'autorità gli illeciti, quindi la Guardia Costiera, soprattutto, ma tutti gli altri che collaborano ai controlli, sviluppare le campagne di informazione e di comunicazione e la semplificazione della norma. Inoltre, diciamo, un po' più un aspetto un pochettino più approfondito, è formare gli attori che sono coinvolti dalla pesca al controllo e al consumo. Questo è la sintesi. Qualche aspetto pratico, se abbiamo tempo delle possibilità di sorprendere di parti perché ne abbiamo mai visto. Allora adesso dopo facciamo questo tavolo, chi è aspetta con il cielo, guarda, non c'è un centro di là, poi anche la fama, e qua dalla integrazione e armonizzazione degli interventi, delle procedure volti al controllo della filiera produttiva, quindi anche l'esigenza di avere un riferimento univoco unico per questa problematica. Secondo punto, l'educazione alimentare al prodotto fresco, al prodotto fresco fin dalla scuola primaria, e questo coinvolge anche, diciamo, il trasferimento del concetto, la valorizzazione del chilometro zero, e un'informazione al consumatore sul valore e l'esistenza anche della normativa sull'etichettatura, spesso insomma il consumatore non è nemmeno al cosciente di questa normativa. Poi, quarto posto, abbiamo la sensibilizzazione del consumatore anche attraverso dei programmi di TV mediatici, e qui poi abbiamo evidenziato alcune criticità, perché non sempre poi i programmi di gastronomia che fatti anche nel nostro paese poi sono così attenti alla qualità e soprattutto all'etica dell'informazione, quindi poi che i messaggi siano corretti e anche scientificamente controllati. Quinto posto, abbiamo una maggiore informazione, anche l'informazione più semplice che può essere fornita dallo stesso venditore
per quanto riguarda la tracciabilità e per quanto riguarda i prodotti, cioè il venditore potrebbe essere, dovrebbe essere il primo, no, nel confronto che ha il consumatore, quindi, anche attraverso l'associazione di e incentivare progetti e iniziative per il recupero del pesce povero, facciamo quello che adesso l'altro tavolo, e formazione sugli operatori del settore, poi valorizzare la cultura gastronomica locale, recuperarla se necessario, poi come ultimo punto abbiamo anche scritto adattamento al cambiamento delle risorse della pesca italiana e questo si riferisce in particolare al cambiamento un po' della, della biodiversità che stiamo, alla quale stiamo assistendo in seguito al cambiamento climatico, all'azione, al cambiamento un po' di specie sulla quale sono più grazie. Allora adesso abbiamo questo tavolo, chi è il portavoce? Allora, queste cose mi sembrano comune anche con quelle sentite dagli altri due gruppi, io appunto mi limito a fare la portavoce anche perché ovviamente molte cose non le ho discusse. Io allora, migliorare la tracciabilità, cosa già sentita dagli altri gruppi, integrazione e condivisione di dati e informazioni, promuovere campagne di sensibilizzazione e di conoscenza, informare il cittadino sull'etichettatura del prodotto, spiegare che la qualità del prodotto può dipendere dalla sua origine, quindi approfondire insomma, il legame tra l'origine e la qualità del prodotto, rinforzare la cultura gastronomica locale e diciamo parzialmente legato a questo nell'ultimo quarto d'ora è stato aggiunto favorire accordi per il consumo dei prodotti ittici locali tra pescatori e commercianti e accordi appunto tra pescatori e commercianti intesi sia come pescherie che come grande distribuzione organizzata come GDO e ecco prodotti ittici locali e anche il prodotto povero quindi specie ittiche diciamo non di largo consumo e non più note e ci è arrivato una suggestione un possibile suggerimento che abbiamo approvato che era quello di istituire degli angoli del prodotto locale presso tutti i punti pescherie e grande distribuzione e questo non l'ho ancora detto campagne di sensibilizzazione sempre sui prodotti ittici valorizzando in particolare il prodotto locale e il prodotto povero quindi sia gli accordi tra nella filiera che le campagne verso i consumatori informare i cittadini sull'importanza di conoscere ciò che si mangia più generale insomma però sempre lo stesso tipo di proteggere e incentivare la piccola pesca e la cultura da essa generata. Grazie. Quindi chiediamo di avvicinarvi. Ce l'abbiamo fatta. Gabriella ormai è la nostra affezionata. Allora, grosso modo i punti trattati sono stati già citati. La discussione diciamo, è concentrata sul discorso dell'ampliamento lì dove è possibile delle certificazioni DOP, anche se questo è abbastanza complicato. E avere capacità di obbligare i venditori a mostrare tracciabilità dei loro prodotti, quindi un obbligo, quindi con anche delle sanzioni. E questa tracciabilità anche da parte sia della grande distribuzione che attualmente viene tracciata, la piccola è raro che venga tracciata, e anche nei confronti dei ristoratori e degli albergatori. Un'azione diciamo vasta di sensibilizzazione del consumatore sul valore del pescato nazionale, con campagne di informazione che curino anche l'aspetto della stagionalità, perché alcuni pesci si trovano in alcune stagioni. Un'educazione alimentare nelle scuole che deve avere una caratteristica di continuità, che va appunto dalla scuola materna fino alla scuola superiore. Magari questi argomenti devono far parte proprio integrante del programma, perché servono per costruire un cittadino consapevole, quindi si costruisce da quando è piccolo. E la valorizzazione dello scarto del pescato che già è stata citata, l'aumento in generale della cultura sul consumo del pesce anche attraverso i programmi TV che ci propinano a ogni ora trasmissioni sulla cucina, però ci danno poche informazioni poi diciamo importanti e utili e preziose per la nostra
crescita, il coinvolgimento del Ministero, un po' comunque è d'obbligo, perché in ogni azione dobbiamo partire da chi ci governa. La promozione del prodotto ittico nazionale è stato un punto un pochino discusso, perché dovevamo capire in che modo promuovere, perché il nostro è migliore di quello che viene da fuori, quindi è un punto sul quale secondo me va fatta una riflessione più accurata. E, diciamo, il discorso delle scuole è ritornato, quindi anche con vari strumenti didattici, quindi non solo l'attenzione dell'insegnante, ma anche qualche guida, qualche opuscolo accattivante di vario livello a secondo dell'età. E penso un marchio di qualità, marchio di qualità che sia armonizzato rispetto a quello che si produce a secondo delle varie regioni italiane. Formazione e sensibilizzazione del consumatore, quindi una sorta di pubblicità a progresso. Questo piano. Allora, adesso io. Gli ultimi, allora, uno a testa anche a voi. Quindi il colore non è importante. Colori di qualità. Già dati tutti. Se l'era intascato lui, come ti chiami? Come ti chiami? Leone, come è andata Leone? Che sei più giovane qua, mi sa. Allora, dunque, adesso voi avete, diciamo, aspettiamo che loro finiscano di attaccare tutti i vostri lavori e avete 10 minuti per votare, cioè col bollino, in sostanza i bollini che avete, andate a mettere i bollini nelle idee che vi piacciono di quanti bollini, che verranno fuori le 5 idee. Giusto, prevalenti, dopo ne sceglieremo 3 e da queste 3 le azioni. Quindi in questi 10 minuti potete anche mangiare un pasticcino, avere un caffè, un attimo di ci vediamo tra 10 minuti. Adesso onestamente nessuno si vede attaccato una cosa
voi invece Thank you.
Sempre migliorando.
lanciavano per alcune varie cose e mandavano le barche a prendere.
quindi poi la gente, loro addirittura adesso partono dalla Libia, ci avvertono che partono sui bomboni e non li andiamo a prendere. Quindi la cosa che capirà è una invasione, ma cosa cresce? È una chiamano la sostituzione di popolazione, cioè a noi europei, noi italiani verremo sostituiti da quello che la gente vota nazionalisti, e infatti comincia proprio qua a Roma, io ho usato il nord da noi, c'è la Lega Nord, la Sicilia, Allora, la prima
No, per la prima è questa. La prima idea, allora segnatevi già. Vi hanno dato un foglio bianco dove scrivere adesso le tre azioni. Date un foglio bianco. A tutti, uno per uno. Date a noi, a me, carta bianca. Diamo un foglio bianco. Man mano che io adesso leggo le cinque idee, non votate, ma non vuol dire che le altre le portiamo via, anche tutte le altre saranno elaborate dai ricercatori, per poi costruire nella piattaforma e via via dei documenti. Quindi alla seconda un'altra domanda, l'educazione all'interno di scuola, punto, non la realizzazione dello sport. Non c'è e mi soffermo in particolare sulle due. Prime tre. Sono le leggi. Le prime tre, voi mentre io le dico, le segnate sul foglio, una persona del gruppo, e saranno queste tre quelle sulle quali voi dovete poi darci tre azioni concrete, ovvero l'idea è questa, ma come facciamo? Quindi ci interessa il come fare. Allora, la prima è educazione alimentare nelle scuole. Ah, abbiamo dovuto fare la somma di quelle che sono state ripetute. Esatto, ovviamente quelle che sono state ripetute poi abbiamo sommate. Quindi la prima idea da cui trarre tre azioni è questa, educazione alimentare nelle scuole. Come facciamo? Poi. Adesso le dico tutte e poi vi diamo 10 minuti per lavorare. Poi la seconda. La seconda che qui è aumentare le risorse economiche ed umane al fine dell'aumento dei controlli, tra parentesi guardi alla sera, quindi aumento delle risorse economiche e umane per migliorare i controlli. Seconda di, dovete dirci come. Poi abbiamo la terza. La terza che in qualche modo mette insieme parole chiave che abbiamo visto in altre parti sull'informazione e la sensibilizzazione del consumatore, pubblicità, progresso, ovvero l'informazione e la sensibilizzazione del consumatore attraverso i media. Più specificamente in qualche parte c'era scritto TV, ma insomma i media. Queste sono le tre idee, le ripeto. Prima. Educazione alimentare nelle scuole, come facciamo? Seconda, aumentare risorse economiche e umane per aumentare i controlli, come facciamo? Terza, pubblicità, informazione, sensibilizzazione del consumatore, come facciamo? Poi, e queste sono le tre su cui lavorare, però avevamo anche una quarta classificata. Valorizzare il prodotto fresco e la cultura gastronomica locale, quindi recuperare se necessario tipo appunto l'inutile che vedevamo prima, e poi la quinta che è proteggere, incentivare la piccola pesca e la cultura da essa generata. Sì, come tavola. E poi c'è pari merito, scusate, informare il cittadino sull'etichettatura del qualcosa. Vabbè, ma era già compreso. Quindi, tutto chiaro? Le tre idee da cui trarre le azioni? Allora adesso sono scritte lì, guardate. Le abbiamo scritte là. Scusate Francesca e Patrizia. Niente, vedono? Non siete trasparenti. Quindi le tre idee sono queste. Educazione alimentare nelle scuole, aumentare le risorse economiche e umane al fine dell'aumento dei controlli, informazione e sensibilizzazione del consumatore. Per ognuna di queste tre idee, quindi numero 1, tre azioni, numero 2, tre azioni, numero 3, tre azioni. Vi diamo 10 minuti, buon lavoro. Come la tavola? La tavola c'è la fuori delle tre azioni, perché si sono spostati tutti i tavoli. Posso accettare il foglio se si vede? Eccolo lì. A partire. Grazie. Alla prima sezione di questo.
Gire scolastiche nei villaggi dei pescatori.
Perché così vedono proprio come lavorano, se non imparano a fare nulla, imparano a vedere come si riparano le reti. E questa è fatta, questa è la cosa che fa. Sì. Consumatore, io avevo un'informazione del consumatore, il 10% del tempo di una trasmissione televisiva deve essere obbligatoriamente dedicata obbligo. 10% del quale televisione? Tutte quelle che si occupano di pubblicità. Obbligo nel palinsesto. 10% del tempo di una trasmissione. Quindi il numero 20 si può dire
vado al supermercato, vado al supermercato. Ok, io vado. È finito le segnalazioni.
finito la prima più soperti fare le visite guidate. Abbiamo pensato al mercato ittico più grosso, alla grande distribuzione organizzata, quanto è pesce nel mercato locale, per vedere anche le diverse realtà. Un secondo punto è preparazione di materiale didattico a livello centrale, potrebbe essere fatto dal MIPA, che va dagli opuscoli a video, a dei giochi, a dei fumetti, ci sono da pensare che secondo l'età scolare possono utilizzare vari tipi di informazioni. Secondo punto, aumento il numero di controllori, per cui chiaramente risorse economiche dedicate a questo, e formazione anche dei controllori, soprattutto a quanto riguarda la sistematica dei pesci e sapere riconoscere le specie ittiche, perché non c'è più tanta gente che sa mai riconoscere le specie. Lo fanno magari con il DNA, ma poi a livello morfologico nessuno sa riconoscere uno sparide nostro o uno sparide che viene dall'altro. Cos'è lo sparide? Una volata, famiglia di universali. E il terzo è la detto lo sportello in cui il consumatore può contattare il numero verde, eventualmente segnalare questa cosa, chiaramente bisogna anche le risorse economiche, perché la segnalazione può essere ricevuta, deve poi portare a un intervento se questa segnalazione viene ripetuta, poi ci deve essere un intervento del controllo, siccome sono tanti ci possono andare. Terzo punto, assolutamente mettere delle informazioni con dei poster nei punti vendita, la mappa proprio in zona del pesca FAO, che cosa vuol dire l'etichetta, molto semplicemente che in teoria va fatto, ma molto spesso non c'è più l'obbligo e anche il controllo che ci sia fatto. Degli opuscoli distribuiti nei punti di acquisto dove si possono mettere una serie di informazioni. E chiaramente con i video possono essere fatti tutti i tipi di media che vogliamo, anche tutti i social network, sicuramente potrebbe essere accattivante, perché adesso anche la Massai non va solo al mercato, la Massai c'ha l'internet e sta vedendo l'app in modo che si può collegare, però sicuramente il post, cioè secondo me la prima cosa è l'informazione dove si acquista, perché non c'è, ti assicuro, io lo faccio sempre con poi per tanti miei perché mi diverto, non c'è problema. Grazie. Paolo Rosso, portavoce. Allora, noi abbiamo azzardato l'idea di inserire nei programmi scolastici magari nell'insegnamento di scienze, quindi chiaramente anche attraverso la formazione degli insegnanti di scienze, l'educazione alimentare, a 360 gradi, però pensavo non solo su quello che è il pesce, ma soprattutto perché non so, c'è bisogno di sapere cosa mangiamo. Esatto. E poi realizzazione di giochi a tema per le scuole primarie. E pensavamo a dei videogiochi, visto che i bambini sono chiaramente ormai così, possono essere sensibilizzati. E poi anche noi un progetto editoriale ad hoc per le diverse fasce d'età con materiale didattico che venga fatto al livello centrale. E anche noi abbiamo pensato, ci ha dato il suggerimento il giovane studente, Leone. Le visite di istruzione fatte. Abbiamo andato tutti in giro, ragazzi. Voglio stare in casa. Poi in realtà noi siamo passati alla terza, non so per quale motivo, siamo passati alla terza. Colpa mia. E anche qui abbiamo azzardato dicendo nel palinsesto di questi innumerevoli programmi che fanno di cucina, almeno un 10% della trasmissione deve essere dedicata all'informazione sul pesce, sulla filiera, insomma, in questo modo. E poi campagne pubblicitarie fatte non solo in televisione ma anche sui social network, questo è sempre suggerimento del giovane, e quindi un contest nelle scuole, quindi coinvolgere le scuole attraverso un contest che poi sicuramente sposterà in qualche cosa. Bravi giovani! E invece sul secondo punto, non ci abbiamo avuto molto tempo, anche noi abbiamo messo il numero 20 per la seconda segnalazione di grazie. Grazie mille alla loro.
questo punto, se non sbaglio, c'è... Ok, allora a questo punto abbiamo la dimostrazione della piattaforma marina e adesso passo la parola agli esperti che vi illustreranno come interagire a proposito di cross-medialità. Loro hanno il loro microfono. Intanto vi racconto un attimo così mi avvantaggio sulla piattaforma. Allora, alcuni concetti base della piattaforma è che diciamo, è concepita come una piattaforma di comunità, quindi non tanto una piattaforma di progetto in cui l'informazione è monodirezionale dal progetto a coloro che accedono alle informazioni. L'altro aspetto è che diciamo, abbiamo cercato di fare in modo che possa sopravvivere anche dopo la fine del progetto, perché l'abbiamo messa su server CNR, quindi a meno che non chiudono il CNR questi server rimarranno, quindi cercheremo di acquistare Windows. Diciamo, la piattaforma può essere embeddata completamente da altri siti web, infatti è concepita come già adesso è embeddata dentro il sito web del progetto, quindi può diventare una piattaforma di ciascuna associazione, ciascuna organizzazione che vuole dare un contributo a questa comunità. Non è solo embeddabile tutta la piattaforma, ma anche singole contenuti che vengono creati sulla piattaforma. Adesso vedremo come per esempio già l'evento, alcune parti dell'evento di ieri e di oggi sono stati già acquisiti sopra la piattaforma e lo stesso può fare chiunque si iscrive alla comunità, quindi dare il suo contributo, se organizza eventi che vuole condividere con la comunità li può organizzare dentro la piattaforma, inserire contenuti, condividerli, può condividere qualunque tipo di contenuto perché c'è una parte che in cui puoi inserire tutti i documenti, puoi inserire, sono tutti indicizzati full text, quindi con la funzionalità di ricerca tipo Google per keyword, con dei filtri. Inoltre ci sono tutte le funzionalità di comunicazione, cioè creazione tipiche di un social network, creazione di gruppi, creazione, diciamo, condivisione, è possibile spedire email tramite la piattaforma a questi gruppi, eccetera. Adesso vi faccio vedere anche l'evento di oggi. Abbiamo fatto queste riprese in diretta proprio perché sono state già direttamente acquisite sulla piattaforma, quindi si può dare, sì. È successo? Nessun ingresso. No, si è rispinto di nuovo. No, adesso facciamo Colleghiamo su, ecco, colleghiamo su, ok. Ah, sta riavviando, perché bisogna fare l'aggiornamento. Allora, mentre si riavvia, io volevo dire quest'altra cosa. Avete visto lo schemino che vi ha fatto vedere che noi facciamo questi MMR workshop a livello nazionale e in altri paesi, poi abbiamo quelli... Ma di che cosa vuol dire MMR? No, glielo ho detto. Mutual Learning. Praticamente avete visto che poi ci sono questi... MML workshop internazionali. Il primo che faremo lo faremo ad aprile, il 4 aprile a Venezia. Quindi noi faremo, diciamo, la stessa tipologia, forse una metodologia diversa, utilizzeremo una metodologia diversa rispetto a questa, comunque sempre con lo scopo di mettere gli stakeholder insieme e anche la componente dei policy maker per in qualche modo incrementare dalle lesson learning, da quello che abbiamo imparato a livello nazionale, lo portiamo a un livello un po' più alto. E c'è la possibilità di portare per ogni paese, perché come vi ho detto ognuno di noi ha fatto i suoi workshop nazionali, un paio di persone di questi workshop al meeting internazionale. Sarà tutto in inglese, quindi se qualcuno di voi pensa che
se la sente di poter partecipare, perché il vostro contributo è utile anche a livello internazionale, prima di uscire fuori, dove ci sono la lista di nomi, e la persona ci indica che potrebbe essere interessato a partecipare, in maniera tale che noi possiamo portare poi, come vi ho detto, il prossimo anno con altri cicli di workshop e poi altri internazionali, portare diciamo, qualcuno di voi dietro e affinché veda anche tutto il processo. Noi adesso, quando Fernando vi spiegherà la piattaforma, riusciremo a fare sempre connessi tra di voi, a spiegarci e far vedere come progredirà il lavoro fatto con voi. Però se qualcuno di voi pensa che possa venire a Venezia, ce lo segnala, poi noi avremo ovviamente a seconda di quante persone, ogni paese ne può portare due. Sì, dobbiamo, paghiamo le spese. Paghiamo le spese per queste due persone. No, ogni partner. Ogni partner, sì. E quindi diciamo poi quando abbiamo raggiunto un casting, facciamo il casting. Quindi eventualmente se qualcuno ritiene che questa cosa è interessato, ce lo dice, noi ci prendiamo il nominativo, tanto poi rimaniamo in contatto con la piattaforma, con le mail, vi dobbiamo mandare anche tutto il resoconto di quello che abbiamo fatto, quindi in qualche modo non ci lasciamo qua. Non vi liberate, ormai siete stati incastrati. No, proprio il cross mediale non può andare. Ho fatto tutta questa cosa. Aia. Durerà 5 minuti, anche perché già vi abbiamo detto la voce, ora la facciamo vedere. No, vi faccio vedere proprio quello che dovete fare. Dopodiché abbiamo i saluti, giusto? No, abbiamo il questionario, vi daremo un questionario molto semplice da compilare, per il questionario di gradimento. Intanto cominciate a distribuire. Sì, lo vediamo appena, intanto lo distribuiamo. Sì. Anche noi che l'abbiamo già avuto ieri? Sì, perché è sulla giornata di oggi. Io direi sì, distribuiamoli così. Intanto cominciate a presentare il programma. Ci sono le cose diverse. Scusami, prendi con la telecamera perché il Skype non si avvia. Allunga più possibile il microfono. No, fai. Ok, comincio ad introdurre. Adesso stiamo condividendo lo schermo. Ecco, questa è la piattaforma. Allora, veramente interessante. Ok. Bene, diciamo. Allora, la prima cosa è registrarsi attraverso. Ragazzi, voi la volete attenzione a quello che dice. Sì,
collegare attraverso, che potete registrare attraverso questo link, New to Marina Community Signup, in cui si apre la possibilità di registrarsi. E ovviamente io sono già registrato. Sono già registrato, quindi entro per il ventile. Parli più alta, se no non si sente. Sì, tutto sul microfono qui. Allora, bisogna registrarsi sulla piattaforma. Adesso entriamo con l'account del progetto, così facciamo vedere l'evento, gli eventi creati. Diciamo, questo è l'evento di oggi con i video che sono stati registrati. Questo è dall'inizio. Volendo si può anche vedere. Questa è un'altra parte del video. Sì. Sì, questa è un'altra parte del video. No, questo è in diretta, questa è la diretta che si può vedere. Non è ancora chiusa questa diretta. C'è lo streaming, c'è la fatta. Perché c'è lo streaming diretto dalla piattaforma. Che è la visibilità. Sì. Diciamo, è abbastanza semplice sì, aggiungere delle... questa finestra che dà veramente fastidio. Non si toglie, diciamo, attraverso questo menu io posso aggiungere dei video, posso far partire degli eventi, aggiungere file, il flyer dell'evento, la presentazione, tutti, chiunque può entrare nella piattaforma, creare un evento. Ovviamente ci sono delle regole, se è fuori dello scopo della piattaforma verranno cancellati, ovviamente. Arrivederci, grazie. Ovviamente, metteremo delle regole ovviamente di utilizzo, per cui ovviamente i topics devono essere di un certo tipo. E se uno ovviamente non si attiene a queste regole, ci saranno dei responsabili nazionali che cancelleranno ovviamente i contenuti non appropriati, diciamo, quindi verranno definiti dei ma diciamo la piattaforma ha vari tipi. Magari c'è, cioè, quello che invito a fare, se avete un po' di pazienza, no scusa se ti ho interrotto, chi sta continuando i questionari, lasciateli un attimo in stand by, tanto dopo vi prenderanno altri 2 minuti, e magari, dicevo Fernando, facciamo proprio vedere loro quando vanno a casa stasera cosa possono fare. Stasera bisogna dormire mentre mangiate lo sperite, sera, quello che è, mentre voi mangiate sto pesce, cosa possono fare? Fagli vedere 3 o 4 azioni che loro possono fare subito, perché sennò vedo che stanno un po'. Ovviamente è possibile gestire la propria rete, ovviamente in questo caso non c'è nessun friend, perché si possono definire i gruppi. Scusami, posso fare una domanda? Per esempio, se io volessi diciamo far conoscere sul sito del WWF l'evento di ieri, no? Volessi comunicare l'evento di ieri, cosa devo fare? Concretamente devo andare qua, create share event. È quello che volevo fare stamattina. Basta prendere questo link, copiare questo codice, metterlo su una pagina web e tutto l'evento viene trasportato su questa pagina web.
cioè proprio tutta la finestra. Tutta, tutto, tutto, cioè, il blocco, tutto il blocco, tutto il blocco, però adesso video. È in inglese se non sbaglio. Questa parte è ovviamente, ovviamente tutti i commenti, tutti i contenuti sono in italiano, la struttura è in inglese, però verrà fatta in tutte le lingue. Verrà fatta in tutte le lingue perché è un file testo che verrà chiesto di tradurre e tutto, e quindi ognuno... Dove l'hai preso però quella cosa che dovrei fare degli eventi quando vado qui, a casa? Con questo, quando si trova questa catena, puoi, questa, puoi esportarla. Puoi portarla ed inventarla in altri, tutto ciò che è con questa catena. Si fa un link lì, ma esportare. Si prende esportare, sì. Sì. No, quello è, lo faccio sempre normalmente. Questo lo inserire altrove. Questa è una piattaforma italiana, per solo i partner italiani. No, tutti, ci sono anche eventi in francese. In nel senso, questa è unica per tutto il Marina? Tutto il Marina, sì. Ok, ma tutti, da tutti i paesi? Da tutti i paesi. Però è concepita per essere non una piattaforma del progetto. Infatti noi abbiamo messo... No, questo lo capisco. Perché noi vogliamo che diventa una piattaforma di chiunque, di qualunque persona si occupa di mare, che può portare, può dialogare, può portare un suo contributo, perché riteniamo che il mare è uno degli elementi chiave proprio per il futuro dell'umanità, perché se noi non riusciamo a preservare il mare non preserveremo l'umanità, diciamo, come anche l'atmosfera o l'inquinamento, sì, atmosferico. Quindi è estremamente importante, quindi riteniamo importanti avviare un discorso di ricerca e innovazione responsabile sul mare. Diciamo, questo è stato l'elemento base che ha indotto questo gruppo a presentare questo progetto. Però non vogliamo che rimanga una piattaforma del progetto, per cui noi abbiamo messo, diciamo, la piattaforma è uno strumento che è embeddato dentro il sito web del progetto, ma è un elemento che può essere embeddato in qualunque altro, può essere incorporato in qualunque altro sito web. Quindi qualunque associazione, qualunque organizzazione, qualunque comunità ritiene di poter dare un contributo può condividere, può creare gruppi, può mandare email, può creare gruppi di lavoro. Ovviamente quelle sono aree ovviamente più private, diciamo, in cui le persone si possono inviare essenzialmente in questa parte qui. Una domanda solo, se puoi rispondere al volo. Invece pubblicare all'interno di questa piattaforma, sì, degli eventi correlati, tutti, si può creare un evento, è sufficiente passare. Non creare un evento per questa piattaforma, cioè collegare un evento. Diciamo, si può, cioè, basta fare in questo modo, si crea un nuovo evento in cui poi ci mette dentro quello, ci mette dentro il link anche di eventi passati, quindi sì, è possibile anche ricostruire il passato, ovviamente. Fernando Ferri, volevo dire, Fernando, molto disponibile, se mi permette, una cosa importante è far vedere anche che si possono aggiungere, no? Sempre, in questo campo, tutte le best practice, cioè tutti, sì. E questo è molto importante perché, come diceva ieri anche Patrizia, praticamente questa piattaforma diventa una sorta di Wikipedia per quanto riguarda il mare, perché voi pensate, se cittadini, enti, associazioni imbeddano una parte della piattaforma dove possono inserire i loro eventi, interagire, scrivere, partecipare e ci aggiungono quindi contenuti, suggerimenti, diventa veramente un'enciclopedia sul mare. Questo mi pare sia importante. Infatti una cosa è importante, è che noi stiamo prendendo tutto ciò che sono i risultati di progetti passati eccetera, li stiamo mettendo dentro la piattaforma per avere modo, diciamo, per dare facciamo modo vedere come magari giusto sì. Sì. Nella cioè sulla parte sì. Saluto tutto, mi scuso sì. La puoi so. Consigliare no, ma poi era fino alle 6 adesso andiamo là, andiamo ciao, comunque vedete c'è una cosa così aperta. Sì.
sì. A me come gestore di questo coso mi spaventerebbe da morire. Bene, ti rispondo. Allora, praticamente ci sono delle forme sicuramente interne nella piattaforma di controllo, cioè non è che qualche chiunque. Insomma, io metto un pacco di videoporno. No, ovviamente. Il videoporno non è possibile per un motivo semplice, perché il video deve stare su YouTube. Quindi YouTube c'ha il filtro. Infatti, deve stare su YouTube. Ah, sì. Ok. Solo YouTube, perché quindi è l'unico che c'ha i filtri, quindi noi non leghiamo Twitter, perché Twitter si può trovare di tutto, diciamo, quindi anche scusa, non ho capito che verso girate, assolutamente, perché poi chi scrive è comunque registrato, chi registra c'è comunque un controllo su di noi, che si registra anche un pazzo, cioè tu ti registri come associazione, dalla piattaforma si vede chi si è registrato, quindi poi i contenuti che metterà saranno afferenti a quell'associazione, quindi c'è tutto un sistema di controllo dei dati. E comunque sui documenti che controlliamo direttamente noi c'è un filtro, non soltanto che non ci sia qualcosa di inappropriato sicuramente, ma può essere anche non eticamente scorretto, ma non è affine. Comunque ci saranno anche dei filtri automatici sui contenuti, perché ovviamente, dato che tutta la parte dei contenuti fa un'analisi full text, se ci sono dei testi che, cioè delle, possiamo filtrarli ovviamente. Sì, ovviamente è comodo, cioè anche per un'associazione alla fine è tutto conveniente, perché ti trovi a casa tua, nel tuo sito, una piattaforma per interagire, no? Per mettere le tue buone pratiche, già fatta, devi solo inserire i tuoi contenuti, ti metti tra l'altro in rete con tutte le altre associazioni all'interno di un progetto europeo, quindi è una cosa che puoi anche promuovere sul tuo, quindi c'è tutta la convenienza. Hai una piattaforma già fatta per interagire, gratis, cioè pronta e scientifica all'interno di un progetto, quindi... Adesso che l'ho venduta, sì. Ma... Anzi, 200 euro per la cena di domani sera. Ultima fase, poi vi salutiamo. Sì, queste parte qui. Poi alimenterà anche questa parte, diciamo. Quindi. Cioè, se voi mettete dentro le best practice, da qui saranno accessibili anche a chi non è registrato. Cioè, chi è registrato alla piattaforma può alimentarla. Chi non è registrato può vedere le best practices. Ovviamente l'unico controllo che facciamo è su chi si registra, perché se vediamo che chi si registra mette contenuti non appropriati, cancelliamo la registrazione, ovviamente. Questo è l'unico motivo per cui, essendoci, ciascuno può contribuire, quindi se ciascuno può contribuire, è importante che sia una persona registrata con un indirizzo email, quindi che possiamo ovviamente cancellare se non mette contenuti appropriati rispetto a... Metteremo comunque un decalogo di per l'utilizzo della piattaforma, quindi definiremo un decalogo. Quindi io invito voi che siete italiani a interagire, perché poi lì troverete tutte le buone pratiche di tutti i paesi, ovviamente europei, che sono fatti ciprioti, portoghesi, spagnoli, cioè tutti quelli del progetto. Quindi più noi cerchiamo di tenere in alto il nome della nostra patria, della nostra Italia, e andiamo dentro e inseriamo. Anche perché è molto utile anche far vedere quello che uno fa, soprattutto tanti fanno ma non hanno canali di promozione, spesso le associazioni no, sono difficili invece lì, e poi chi va dentro si trova immediatamente come una cartina, una mappa di tutto quello che hanno fatto tutti i paesi. E anche perché poi metteremo anche delle visualizzazioni geografiche, quindi sarà possibile se mettete i dati per esempio sulle parti dei profili eccetera, avrete una visualizzazione geografica. Infine, questo qua della visualizzazione geografica è una funzione che viene messa in linea a gennaio, per essere chiari, perché uno va cercando, dice sì, gennaio febbraio metteremo. Allora come ieri abbiamo concluso con una frase che io ripeto, che mi piace e quindi ve la citate anche voi, che è: perché dovremmo arrenderci? Cioè, il concetto è, noi cittadini, noi ricercatori, eccetera, eccetera, che spesso lavoriamo nel silenzio delle nostre stanze, abbiamo l'occasione di interagire, di partecipare, di comunicare tra noi, di fare rete e quindi di far crescere questo progetto che va nella direzione della salvaguardia del mare e quindi della nostra vita.
Quindi io direi grazie intanto perché oggi siete stati cittadini responsabili e avete aiutato la ricerca e l'innovazione responsabili anche ai giovani gli adulti che stanno lassù. E, davvero vi prego con il cuore in mano di interagire più che potete perché sono curiosa io stessa di andare a vedere che cosa facciamo noi in Italia perché non tutto arriva, quindi avere la vostra voce insieme a tutte quelle degli altri paesi europei, quindi tutta l'Europa che si muove per il mare. E vi auguro una buona serata, un bel fritto misto di calamari e gamberoni, però certificati DOC, cioè una cosa seria. E ci vediamo alla prossima. Buona serata, grazie. Registratevi alla piattaforma. Registratevi alla piattaforma. Grazie. Sono registrata stamattina, sì. Però bisogna che dobbiamo andare a meditare ok. Cioè, ti vediamo da solo no, automatico. Nel senso che totalmente aperto. Mi sono registrata con la mia personale, non con quella dell'associazione, potrei anche